È dovere di ogni anima sollevare la mente ed il cuore a Dio per adorarlo, per benedirlo e per ringraziarlo, per pregarlo. Se quello che si domanda a Dio nella preghiera è utile all'anima, si ottiene. Se non è utile, si otterrà qualche altra grazia, forse superiore a quella richiesta. Molti non chiedono altro che grazie temporali, mentre le più utili e quelle che Dio concede più volentieri sono le grazie spirituali. Dobbiamo rendere conto a Dio di tutto, anche delle parole e dei pensieri. Dobbiamo rendere conto a Dio anche del tempo perso. Dobbiamo tenere a mente sempre che ci attende un'altra vita. Fioretto. Fare un po' di meditazione al giorno, pochi minuti, oppure scegliamo un libro utile all'anima nostra. Se ci manca il libro, impariamo a meditare sul crocifisso e sulla Vergine Addolorata. Perciò meditiamo un po' al giorno, possibilmente sulla passione di Gesù e sui dolori della Vergine Maria. Giaculatoria. Vi offro, Vergine Santa, il mio passato, il mio presente e del mio avvenire.